Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Sgarbi, attaccante dell'Avellino. Innanzitutto benvenuto Lorenzo, e come stai? È la domanda primaria, perché ci hai fatto un po' preoccupare per l'infortunio alla caviglia, poi se ci racconti un po' il tuo arrivo all'Avellino, grazie. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Allora, per fortuna l'esito degli esami che abbiamo fatto sulla caviglia sono positivi. Anzi, diciamo che è stato lo spavento più che altro a stupire un po' tutti. Infatti, in seguito a un infortunio che ho avuto l'anno scorso sulla caviglia sinistra, sono sempre un po' remissivo, poiché ho avuto una lesione a due legamenti. Per fortuna stamattina già va molto meglio, a poco meno di 48 ore dall'infortunio. Oggi pomeriggio proverò a correre e se l'esito sarà appunto positivo mi piacerebbe riuscire a fare qualche minuto anche nell'amichevole di domani. Per quanto riguarda il mio arrivo sono molto soddisfatto, ho trovato un gruppo di persone veramente molto espansive, mi hanno fatto sentire a casa fin da subito e penso che il lavoro quotidiano lo abbia dimostrato. Ci sono stati veramente pochi intoppi, pochi problemi. Penso che sia un gruppo veramente molto molto ambizioso, costruito da giovani forti ma soprattutto tanti giocatori di esperienza che conoscono molto bene questo campionato e soprattutto anche categorie come la Serie B magari. Come squadra penso che sia veramente un gruppo volenteroso di un po', diciamo, di una rivincita dell'anno scorso e penso che tutti i nuovi innesti siano venuti con l'intenzione di portare Avellino dove merita, sicuramente non nelle posizioni dell'anno scorso, e penso che a breve uscirà l'ufficialità dello slittamento o meno del campionato e speriamo che non sia così, appunto perché così il prima possibile riusciamo a giocare. Stessa cosa vale per la Coppa e siamo pronti per iniziare le partite ufficiali. Buongiorno, benvenuto anche da parte mia. Allora, sei stato unanimemente una delle sorprese più positive, perché non tutti ti conoscevamo, siamo sinceri, di questo precampionato, di questo ritiro precampionato. Peccato per questo infortunio, fortunatamente nulla di grave. Ora, al netto di quelli che sono i giocatori che non sono ancora in condizione, che sono alle prese con problemi fisici, Trotta, Russo, eccetera, al netto di quelle che saranno eventuali movimenti di mercato, in questo momento in rosa lì davanti siete in otto. Allora, sei tra le sorprese positive, allora la domanda è: che ruolo pensi di ritagliarti in questo contesto dell'Avellino e ovviamente nel reparto avanzato? Grazie. Allora, grazie per la domanda. Innanzitutto penso che tatticamente svolgerò maggiormente il ruolo da prima punta. Sicuramente è il primo anno che mi capita di giocare con giocatori di questo calibro. Vedi Marconi, comunque giocatore esperto che penso che abbia appunto avuto esperienze in categorie superiori. È arrivato Patierno che l'anno scorso è stato il vice capocannoniere del Girone C e quindi comunque per me è anche un onore allenarmi con gente di questo genere, di questo calibro. Sicuramente anche gli altri sono sempre sorprese positive, vedi D'Amico con cui giocavo già a Sesto, Varela che comunque la carriera parla per lui. Lo stesso Plesce l'anno scorso da gennaio ha rischiato di salvare facendo veramente un gran campionato quei sei mesi il Piacenza. Io penso che per me deve essere solo stimolante avere questi compagni di squadra, poi come è giusto che sia sarà il mister a fare le sue scelte. Sicuramente il passo che ho fatto io è stato importante, ma l'ho fatto perché penso che sia il momento giusto di farlo a 22 anni e penso che ci si potrebbe togliere personalmente di gruppo delle grandi soddisfazioni quest'anno. Marco Ingino, Sport Channel del Mattino. Sei di proprietà del Napoli, che non ti ha mandato ancora in prestito, vuol dire che crede ancora in te. Paradossalmente non hai mai giocato al Sud, perché sei sempre stato negli altri gironi, 73 presenze tra i professionisti, pochi gol. Sei stato condizionato molto dal tuo altruismo o anche da qualche infortunio come l'incubo, insomma, che hai vissuto qualche giorno fa legato a precedenti episodi? Ma diciamo che il primo anno tra i professionisti che ho fatto, 4 anni fa se non erro, giocavo a Legnago e era la mia prima esperienza tra i grandi e era iniziata molto bene, avevo fatto le prime 2-3 partite a titolare, poi è successo che la quarta partita mi sono rotto il crociato. Grazie al dottore che mi ha curato e mi ha operato sono riuscito a rientrare molto prima del previsto e sono riuscito anche a finire il campionato le ultime 2-3 partite.
Diciamo che sicuramente la cosa su cui devo migliorare più di tutte è la realizzazione, perché comunque essendo un attaccante, ok, altruista, ok, che si sacrifica tanto, però penso che quella sia una cosa su cui devo migliorare tanto e ci sto allenando tutti i giorni, mi sto allenando tutti i giorni e sto cercando di migliorare, e penso che sia quel piccolo step che una piazza come questa, i compagni come questi e tutto possono veramente farmi fare. E sono sempre stato uno che preferisce far gol che farlo, quindi se io ho la metà della possibilità di far gol e il mio compagno lo fa sicuramente, io gli passerò sempre la palla, però sono sicuro che rispetto agli anni scorsi riuscirò a fare qualche gol in più. Questo delle tue caratteristiche in parte hai già risposto, sicuramente hai delle caratteristiche, lo abbiamo visto in questi giorni, diverse rispetto ai tuoi compagni, e mister Rastelli ci ha detto che punta molto sulle tue caratteristiche. A proposito di mister Rastelli, quindi ti chiedo se ti ha detto qualcosa in particolare, se già ti sta consigliando qualcosa in particolare. Beh, sicuramente già essere allenato da un mister di questo calibro per me è un onore, e in più ha fatto l'attaccante, quindi sicuramente può aiutarmi molto. E sì, diciamo che le prime impressioni sono che comunque la nostra squadra è una squadra che prova a giocare in avanti, attaccando la profondità, aggredendo in avanti, e magari in questo mi aiuta molto e mi facilita la mia caratteristica principale, che è quella appunto dell'attacco alla profondità. E sì, è vero, come il mister mi ha parlato, come è ovvio agli occhi di tutti, io magari ho caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, però penso che sia proprio anche un bene, perché penso che con le caratteristiche che hanno i miei compagni potremmo essere un attacco molto complementare e potremmo essere una buona mina vagante di questo campionato, una buona sorpresa. Allora, tu insieme a molti altri tuoi colleghi avete parlato di una stagione che deve essere un riscatto per molti, anche dal punto di vista personale, a dire il vero, ma in generale la piazza, il club e la tifoseria che vogliono questo riscatto. È un impegno da un punto di vista psicologico non di poco conto. Io non voglio dire che vi aspettano al varco, perché sarebbe un po' esagerato, però comunque sia, occhi puntati addosso, perché questa stagione per l'Avellino è molto molto delicata. Ne siete consapevoli? Siete pronti? Ma io in realtà, chiaramente, da nuovo arrivato, mi sono subito un attimo informato e i miei compagni mi hanno, diciamo, fatto subito un quadro della situazione. Io l'anno scorso avevo degli amici che giocavano qua, dei compagni di squadra, e quindi chiaramente guardavo le partite e da esterno mi sento di dire che hanno fatto un campionato che non rispecchiava i valori. Quindi sia a livello personale, però penso anche a livello di squadra, sia giusto prendersi una rivincita, poiché anche quest'anno i valori di rosa momentaneamente sono veramente importanti, di conseguenza penso che potremmo dire veramente la nostra quest'anno, e bisogna essere ambiziosi, penso questo, penso che non c'è un obiettivo primo o secondo posto, ma penso che bisogna concentrarsi partita dopo partita, e sono convinto che se affronteremo tutte le partite con la mentalità che ho visto in questo periodo nel gruppo potremo veramente scrivere una pagina importante in un posto così. Tornando su di te, in parte già hai risposto, ma il tuo habitat proprio preferito in questo 4-3-1-2, da trequartista o da seconda punta, e poi se hai un modello che segui, un idolo, non lo so. Ma diciamo che per le caratteristiche che vuole il mister nei tre davanti, sicuramente mi trovo bene come seconda punta, ad attaccare la profondità, diciamo due azioni su tre, sicuramente vedendo anche molte avversari che giocano con le linee alte e lasciano tanto spazio, io potrei trovarmi veramente a mio agio. Detto questo, ho avuto la fortuna di conoscere Osimhen 2 anni fa, l'ho sempre seguito, diciamo che come caratteristiche mi ispiro molto a lui, questo attacco alla profondità, questa fame di far gol, e 2 anni fa abbiamo parlato un po' io e lui mi ha detto qualche suo trucchetto, speriamo che possa essere utile anche a me. E l'ho visto in ritiro anche l'anno successivo e veramente sono rimasto impressionato dalle sue qualità, dalla sua potenza nell'allungo, e quindi spero che faccia bene anche quest'anno, sperando resti a Napoli e io possa fare qualche gol in più come ha fatto lui. La mia, Lorenzo, è una curiosità, facevamo un giochino prima in diretta con i telespettatori su eventuali numeri di maglie, abbiamo cercato di capire un po' chi poteva confermare, no, dei vecchi, qualche numero nuovo, se tu hai già deciso, ce lo vuoi svelare, se ha qualche significato particolare. Sì, no, allora diciamo che io in vita mia ho sempre avuto l'11, tranne l'anno scorso quando sono andato a Sesto a gennaio, che era occupato e quindi chiaramente ho dovuto scegliere un altro numero. Ma l'11 è sempre stato un po' il numero che mi rappresenta da quando sono piccolino, quell'attaccante ma che preferisce allargarsi, che preferisce andare uno contro uno, il classico esterno sinistro.
e di conseguenza quest'anno, quando abbiamo deciso che numeri scegliere, io ho chiesto se c'era la possibilità di averlo 11, nessuno lo voleva e di conseguenza l'ho preso molto volentieri io, e quindi 11.